Buongiorno a tutte ragazze e ragazzi e Shanti rompe, ma va, e benvenute nel 28° giorno di Blast. Allora, innanzitutto è pomeriggio, perché non ho fatto in tempo a vloggare stamattina, sono stata al mare da sola perché Christian è rimasto a casa con Shanti. E oggi pomeriggio invece vado con mia cugina, il futuro marito, mamma Christian e basta, da Maison du Monde, quindi vi porto con me e vediamo che cosa compriamo. Se compriamo qualcosa, dato che dovrebbero esserci saldi. Intanto mi trucco. Allora, vedi se riesco ad avvicinarvi, va? Come sempre cercate di non fare troppo caso a quello che c'è dietro di me, perché appunto questa è una stanza barra magazzino. Quindi ecco, ci sono un po' di cose random. Io sto cercando, eccolo. E niente, allora faccio un trucco abbastanza semplice, un trucco che faccio spesso ultimamente, e però forse mi darò la pazza gioia sulle labbra. Quindi adesso vediamo. Oggi sono stata al mare e sono stata molto bene, molto bene. Non perché non c'era Christian, ma perché comunque si stava bene oggi al mare. Si stava tranquillo, non c'era troppa gente. Perché quando c'è troppa gente, io dopo mi innervosisco. Specialmente quando è pieno di bambini che ti tirano la sabbia. Sono un po' poco. Sopporto un po' poco questa questione. Allora, utilizzo sempre il mio fondotinta fantastico della Neve Cosmetics in polvere. Magari ve lo faccio vedere dopo, se no. Ecco, il tap è questo qui. Mi ci trovo benissimo, benissimo, benissimo. E quindi utilizzo questo, soprattutto perché è minerale e le cose minerali a me piacciono tantissimo. Allora, che vi racconto? Come sto? Come sto? Sto un pochino meglio. Ci siamo ripresi. Ultimamente nei video sto dicendo sempre le stesse cose, però comunque la storia del terremoto è una cosa che veramente ti scombussola la vita. Io non posso pensare se dovevo andare al lavoro, veramente, e fare magari il turno della mattina. Penso che, non lo so, sarei impazzita quella settimana. È brutto perché pensi sempre lì. Pensi sempre lì e non ti viene in mente nient'altro. Pensi sempre, oddio, il terremoto, oddio se torna, oddio se becca me, cade casa, cosa facciamo? Cioè, ti fai mille film. Adesso sembra che comunque la situazione si sia calmata. È anche vero che non si può vivere pensando di morire, altrimenti che vita è? E quindi mi dispiace veramente tantissimo per tutte le persone che comunque hanno subito questa cosa orribile, veramente orribile. Scusate un attimo, scusate, non trovavo una cosa. Comunque stavo dicendo che è una cosa bruttissima, veramente. E mi dispiace troppo, veramente troppo per tutte quelle persone che comunque o hanno perso qualcuno o si sono trovate in quella situazione, perché penso che sia una cosa bruttissima. Però ho deciso anche che non le voglio più parlare sul mio canale, non perché sia, perché voglio insomma tralasciare questa parte, ma perché penso che in determinati casi il silenzio sia la cosa migliore. Ne ho parlato fin troppo perché comunque mi ha riguardato parecchio da vicina, perché essendo marchigiana qui si è sentito veramente forte e ho avuto tanta paura. Quindi ne ho parlato, però da oggi in poi voglio evitare di parlarne. Primo perché il mio canale è fatto per dare positività, gioia, pace e serenità, e se stiamo sempre a parlare di terremoto va a finire che questo mio, diciamo, desiderio va a farsi friggere, perché non vi voglio angosciare, anzi. E
poi parlarne comunque me lo fa ricordare e questa cosa non mi va assolutamente, quindi chiudo qua la questione terremoto per sempre, che non ne vorrò più parlare e non ne parlerò più. E niente, ragazzi, allora, parlando di cose frivole, perché è quello per cui nasce il mio canale, ovvero tranquillità, serenità e niente di più. Allora, poco tempo, ovvero meno di una settimana, credo. Anzi, forse, boh, non lo so, non mi va a dire la data per rispetto suo, comunque diciamo tra un pochino si sposa mia cugina. Il fatto che lei si sposi segna un, come dire, una data che per me è veramente una data bastardissima, nel senso che io le ho sempre detto: vabbè, finché non ti sposi te, tanto ti devi sposare prima te, finché tu non ti sposi io sto tranquilla. Ecco, lei si sposa a breve e io non sto più tranquilla perché è passata. Sapete quando mettete un punto fisso nella vostra vita e dite: vabbè, tanto finché non arrivo a quel punto là me ne sto tranquilla. Ecco, e non me ne sto tranquilla. Sto veramente in ansia adesso perché comunque non ho più un punto fermo e adesso dovrò crearmene un altro per forza. Io purtroppo ho un grandissimo difetto. Sono una persona non ansiosa di più. Tutta quest'ansia penso di averla ereditata da mia mamma perché anche lei è una persona abbastanza ansiosa. Magari non lo dà a vedere, però io lo do più a vedere. Forse quando arriverò alla sua età anch'io non lo darò più a vedere, non lo so. Comunque devo sicuramente trovare un modo per calmarmi, perché sennò penso di non arrivarci viva. Quindi vado avanti e cerco di non pensarci. Allora, cioè di non pensarci no, ma perlomeno di pensarci il minimo indispensabile. E tra un pochino penso che le mie ferie termineranno. Non so se farò in tempo a terminare Blogust in santa pace o avrò già riniziato a lavorare, però sicuramente Blogust verrà terminato. Mi dispiace tantissimo se quel giorno del 25 non ho registrato, ma ragazze, capitemi, veramente ero un pochetto scossa, quindi per restare in tema, scossa. Quindi no, non ho registrato, mi dispiace, ma mi farò perdonare. E niente, per il resto va tutto bene, tranne appunto quella brutta parentesi, il resto va tutto bene. Siamo a buon punto con diciamo, come si dice? L'organizzazione del matrimonio, le idee, il tema, ci abbiamo tutto, insomma. E per fortuna ho un fidanzato che acconsente parecchio a quello che dico io. Non spero che non faccia così perché tipo non ne può più. Allora mi dice: sì, va bene, fai come caspita vuoi. Non mi interessa. Spero che non sia così. Però conoscendo Christian mi ha sempre detto: fai te perché tu sei in grado di farlo, io no, quindi ok, per me va bene. A volte mi ha anche detto: no, vabbè, questa cosa non mi piace, non la facciamo. Quindi penso che non sia propriamente uno che ti fa fare tutto quello che vuoi, basta che non gli dici niente, non gli rompi, non gli chiedi pareri. E niente, ragazzi, io adesso continuo a truccarmi, oggi andiamo da Maison du Monde. Io veramente vorrei entrare da casa. Oppela, che sfiga! Vorrei entrare da casa proprio perché voglio vedere se trovo magari dei nastrini, qualcosa di interessante. Vabbè, continuo a truccarmi e ci vediamo alla fine. Allora, sono
sto cercando di farvi l'outfit, tipo, non lo so, 10 stanze che giro, ma non c'è un posto in cui io possa farvi l'outfit. Quindi faccio l'outfit. Allora, questo è il trucco. Lo faremo metterlo a fuoco? Sì! Ce l'ho fatta! Allora, poi abbiamo la collana, la solita collana. Bene. Il solito vestitino rosso che invece tanto che qua praticamente di pizzo. Questa qua è a QA, appunto, come vedete. E finale. È questa, soltanto che non riesco. Vado più indietro, più indietro, più indietro, ma non si vedrà mai la fine perché è troppo giù. E i piedi, invece, nei piedi abbiamo... Mentre sui piedini ho queste qui, le solite. Ieri mi sono fatta le unghie delle mani e praticamente ne è uscito una French un po' sbilenca, ma una French. In più in quest'altra mano ho questo anellino che adoro perché è troppo troppo carino. Poi con l'abbronzatura penso che sta veramente bene. Abbronzatura, French e questo anello, top. Eccola la mia cucciola preferita, Shanti, amore! Shanti? Ma ciao tesoro, stai bene? Stai meglio oggi? Tobina, stai meglio oggi? Ma sì, hai detto un pochino. Tu là invece, buongiorno! Buongiorno! Allora? Sempre a torso nudo, sempre, sempre. Che hai combinato oggi senza di me? Scialato? Sì, stamattina ho scialato perché ah, grazie, cioè hai proprio detto con lo scialanz. Stavo a casa e sarò letto il mio libro che è quasi finito, mi manca l'ultima pagina e mezzo, ma adesso lo finisco. E sono stato con Shanti perché almeno, come vi ha detto Leonora, stamattina è andata al mare, abbiamo intanto controllavo lei se stava male, per fortuna stava bene, è stata bene. E niente, Ina, sono stato col fresco, metto il mio libro. Ma io al caldo invece, mamma mia. Però volevo portarvi tutti con me, ma la telecamera era scarica e ieri sera mi sono dimenticato. Ecco. Che cazzo fai? Io gioco con i giochi di Shanti, no, adesso mi metto un po' a posto, tra poco dobbiamo partire, quindi... Sì, pensi di vestirti? Facciamo la casa un po' ordinata. No, ancora è presto, mancano 10 minuti. Ah, giusto. Quando mancano 2 minuti ti vesto. Quando mancano 2 minuti mi vesto, così... Vabbè, vado. Sì, addio. Tu invece, Tobina, qui... Che tesoro, ma quanto sei bella! Lo sai che te lo dicono tutti che sei bella? Però è vero? È vero? Come si fa a dire di no? Come si fa, amore? Adesso la vedete un po' triste perché ha capito che andiamo via. Quando chiudiamo le tende, chiudiamo il gabbiottino, lei capisce. Povera cucciola, ma torniamo presto! No, non fare così! Dai! E dai! No, Tobina, no. Oh, amore, ho dato gli occhioni. Che occhioni belli. No, non vuoi che ti rompo? Giustamente. E buonasera, evitare di far caso a questo disastro qua dietro. Comunque, prima avevo detto dove andavamo. Bene, io non ho comprato niente di ciò, sono molto triste però. Sì, c'è qualcuno lì che attende che si apra la porta, ma niente. Vi faccio vedere che cosa ha visto mia cugina che oggi, no, non ci darà la grazia di farsi riprendere, però almeno le mani. Allora, ciao a tutti. Ecco, e questa clessidra che è meravigliosa, bellissima, bellissima. E il prezzo però, se volete sapere il prezzo, 9,99 mi sembra di aver letto. Sì, vabbè, 10 euro. Un attimo solo che mi fracassa la porta, bene, ok. Poi questa scritta qua, che è, diciamo, come ve lo spiego, tipo dorata, dorata, uno stile un po' squadrato, il disegno. Boh, non saprei definirlo, comunque. Home. A prezzo di... E questa è... Ah, cacchio,
3,99. Buon prezzo rispetto a Maison du Monde. Questo svuota tasche, piattino e via dicendo, a 3,45, che devo dire molto 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 carino. Pezzo forte. Sì. E poi arriva un pezzo veramente figo, che io ho provato con tutta me stessa, ovvero, sapete che c'è questa collezione tutta un po' squadrata così, e questa è la Volpe, e è bellissima. Oddio, fuoco. E questa al prezzo, boh, quanto veniva? 20, dai, 19,99, io sono per arrotondare. Ah, poi giusto, anche questi bicchieri qua, che non so cosa vedete, tutti colorati, flute, da spumante questi? Sì, sì, flute. A 36,99, quindi che 37, che è uguale, ma a me non interessa, perché tanto, cioè, li ho provati per forza, ti piacciono a me. Ecco il bottino, devo dire è un bel bottino. Vabbè, noi vi salutiamo per il momento, stasera ci rivediamo, spero di, un attimo, di riprendere anche a Porto Recanati, ma siccome sarà buio, non so se vedrete un cappero di niente, comunque ci si prova. A dopo. Puoi anche salutare. Ciao a tutti! Ciao a tutti!